Attualmente la RAI ha a suo carico 13.000 dipendenti e meno di questi, e meno di 50 di questi sono under 30, stiamo parlando quindi dello 0,30% circa. E di recente abbiamo letto che ci sono state nuove assunzioni sia dal punto di vista di personale tecnico che anche di nuovi giornalisti. Quali sono appunto i progetti futuri per la RAI e per i giovani? Rispetto ai progetti li mette in essere il direttore generale e il consiglio di amministrazione. È uno scandalo che ci siano così pochi giovani in RAI sotto i 30 anni e questo conferma quello che prima ti stavo dicendo, ovvero che i partiti hanno all'interno della RAI sistemato tutte le loro persone, ma le loro persone non erano così giovani e quindi c'è una stratificazione di persone che appartengono ai partiti e ogni direttore generale che viene nomina i suoi uomini come dirigenti, però a contratto a tempo indeterminato, e quindi ogni 3 anni noi ci troviamo persone nuove e c'è una stratificazione che non permette magari il vero ingresso dei giovani. Vorrei per citarti un caso universitario dove ci sono i giovani protagonisti, sto parlando delle radio universitarie, che in America le college radio, così vengono chiamate, sono quelle emittenti che trasmettono appunto dei campus universitari e che nascono appunto negli anni 20 negli Stati Uniti con il compito proprio di essere radio di educazione fondamentalmente, con quelle finalità. In Europa questo fenomeno arriva un po' tardi come sempre, insomma, nel senso che prima viene creato in America, poi sbarca in Europa e siamo circa nella metà degli anni 60 e in Italia, sempre ancora in ritardo rispetto a questo trend, nel 99 nasce la prima radio universitaria. Attualmente in Italia ce ne sono 43, tra cui ci siamo anche noi di Cagliari. Quest'anno si festeggia il 90° anno di vita di Radio Rai. Ci potrebbe essere un modo per collaborare con queste realtà universitarie che sono abbastanza numerose e piene di giovani under 30? Io credo di sì, dobbiamo chiederlo al direttore di Radio Rai e penso assolutamente che sarebbe qualcosa di bello mettersi in rete con le radio universitarie e magari dare spazio anche a queste radio all'interno di Radio Rai e creare dei progetti comuni. Credo che questo sia anche l'idea di servizio pubblico. Il servizio pubblico deve essere in rete con gli altri attori pubblici che fanno magari comunicazione, che fanno network e creare dei progetti che possono portare valore aggiunto culturale alla società, non c'è dubbio. Vorrei parlare adesso del tuo ruolo all'interno della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza RAI, da cui sei stato incaricato dal 5 giugno del 2013. Come procede questo lavoro e quali sono gli obiettivi che stai perseguendo? Sì, il 6 giugno sono stato nominato e il lavoro è molto faticoso, procede bene, però è chiaro che abbiamo anni e anni di malcostume all'interno della RAI, di malcostume all'interno della Commissione di vigilanza e stiamo ottenendo però dei grandi risultati. Siamo riusciti per la prima volta nella storia della vigilanza ad avere il libro degli appalti di tutte le società che hanno superato l'istruttoria con la RAI e non era mai stato ottenuto veramente prima nella storia. Abbiamo per la prima volta ottenuto gli stipendi a fasce di tutti i dirigenti giornalisti in RAI, abbiamo ottenuto un organigramma RAI per comprendere bene come è sviluppato in tutti i suoi meccanismi, siamo riusciti a bloccare un contratto che la RAI stava facendo con Comunione e Liberazione per 750.000 euro, ovvero la RAI pagava 750.000 euro a Comunione e Liberazione per seguire i suoi meeting per 3 anni e fortunatamente questo contratto è stato sventato perché si configura più come un finanziamento illecito a Comunione e Liberazione e questo non bisogna permetterlo. Abbiamo fatto presentare a Gubitosi in diretta streaming il piano industriale della RAI, non era mai successo, quindi stiamo applicando la trasparenza e ora siamo in scrittura emendativa del contratto di servizio, siamo in votazione e se riusciremo a portare a casa degli emendamenti importanti ci saranno dei cambi, soprattutto sui conflitti di interesse, sulla trasparenza e per le persone con disabilità. Quindi come obiettivo c'è quello della maggiore trasparenza. Io ricordo il caso di un telefilm molto famoso che appunto è Boris, prodotto dalla Fox, dove si mette in luce gli scandali che servivano in RAI per entrare a far parte di determinate fiction televisive, ma effettivamente è così? Io credo che rappresenti molto la realtà quel telefilm, oltretutto davvero fatto bene da persone che conoscono perfettamente l'ambiente, magari è edulcorato ma magari corrisponde alla realtà.
Per concludere vorrei parlare di canone RAI. Sono molti che chiedono appunto l'abolizione del canone. Si è cercato di coinvolgere anche l'Europa affinché intervenisse, in quanto qualcuno avanzava l'ipotesi che fosse illegittimo oppure lo considerasse aiuto di Stato. Qual è il suo punto di vista? Il punto di vista dell'Europa anche su questo punto è che il canone non è illegittimo. Ho visto in rete che giravano degli articoli sull'illegittimità del canone, ma era una bufala, perché in tutti i paesi c'è la raccolta di canoni, quindi non è illegittimo. Il punto che dobbiamo fare noi come paese è una riflessione semplice: la vogliamo una radiotelevisione pubblica? Se noi vogliamo una radiotelevisione pubblica che appartiene allo Stato e quindi ai cittadini, dobbiamo decidere come finanziarla. La vogliamo finanziare tramite il canone? Bene. La vogliamo finanziare tramite la fiscalità generale, il bilancio dello Stato? Bene. Dobbiamo solo prendere la decisione. Se la risposta è sì, cerchiamo il modo di finanziarla. Se la risposta è no, allora possiamo sospendere il canone. Però io credo che la televisione pubblica in un paese debba esserci, debba esistere, perché deve essere presidio di democrazia, e la cosa che dobbiamo fare non è tanto in sé il canone, ma è liberare la RAI alla mano dei partiti e ridarla ai cittadini, come dobbiamo ridare le istituzioni ai cittadini, restituire le istituzioni al paese, e questo è il percorso che dobbiamo seguire. Grazie mille all'onorevole Roberto Fico. Senza onorevole, grazie a voi e davvero per avermi invitato, e in bocca al lupo per la vostra radio. Grazie.